Buongiorno a lei. Ma state facendo arrabbiare Salvini voi con questi volantinaggi? Cerchiamo di far arrabbiare sia Salvini che la Meloni, che sulla questione delle pensioni stanno peggiorando la legge Fornero, per cui i giovani non riusciranno ad andare in pensione, specialmente chi andrà con una pensione molto ridotta rispetto a quello che dovrebbero percepire. Per cui abbiamo la manifestazione che facciamo alle ore 9 domani, cioè il 24 di novembre a Mestre, e è per questa iniziativa qua, contro la legge e la riforma, contro la riforma che stanno facendo, perché è peggiorativa rispetto all'altra. Cioè, sindacato CGL, quindi fate manifestazione quando? Il 24 di novembre, 8 ore di sciopero, sì. Grazie caro. Prego. Vieni con noi a fare il bagno, sì? Se posso, ben volentieri. Perché, insomma, abbiamo bisogno di persone come te, se no altrimenti diventa una noia. Senza problemi, io sono sempre disponibile. Oggi come è andata? Discretamente bene, dai. C'è stato un bel po' di gente, persone che ci vogliono bene, e siamo qui ogni giovedì. E come sempre, ringraziamo Chioggia. Statemo bene, come dicono in Romagna. Al saluto. Ciao. Ciao. Questa bella compagnia di nostri venditori ambulanti che vengono il giovedì. E adesso questa signora ci racconta che cosa? Allora, io racconto che è bellissimo venire al mercato a Chioggia e poi abbiamo qui un signore che lavora e fa mercato da 62 anni, che adesso arriva ed è la storia, 62 anni di mercato tutte le mattine, al giovedì. E vorrei fare anche un complimento, colgo l'occasione per fare un complimento a tutte queste donne che da sole si caricano, si scaricano il furgone, se lo parcheggiano, e secondo me è molto ammirevole. Assolutamente sì. È d'accordo? Abbiamo qui, festeggiamo in compagnia e facciamo colore a questo bel signore che ha compiuto gli anni, e abbiamo invitato altri ambulanti per fare un piccolo brindisi. Stiamo lavorando, quindi è un momento che c'è tanto. E siamo qui al vecchio orologio. Eccolo qui. Che è un locale da Giulia.c per festeggiare. Bene. Il nostro Christopher, eccolo qua, ecco. Non è lui il festeggiato, ma è il pilastro del mercato. Sì, adesso manca Matteo. Volevo sentire la base. Scusi, questa cosa fa qui? È vero che è amico della scena. Io ce l'ho, brutto. Adesso. Domenica viene a fare il bagno con me? No, ma no, difatti io e le mie colleghe stamattina le abbiamo viste in ritardo, no? Abbiamo detto, ma sarà malato, perché vista la temperatura di domenica. No, abbiamo solo pensato che, insomma, fare il bagno. Allora, questa mattina ero un po' giù di voce. Si sente. Ho avuto una giornata intensa al telefono. Per fare birichini in consiglio comunale mi hanno fatto perdere un po' di tempo. Ho capito. Però venendo qui, devo dire, con tutti questi bei vestiti. Ti è passato. Non so, io credo che quei pochissimi testosteroni che ancora in giro si sono rivitalizzati. Stanno riattivando. E quindi, ma mi sembra che, a parte le mie sensazioni ormai antiche, sì, no, mi sembra che la giornata sia molto bella. Sì, sì, c'è il sole, stamattina c'era la nebbia, invece adesso c'è il sole, si sta benissimo, non è neanche freddo in realtà. Mi sembra che vada bene. Sì, sì, va tutto bene, noi vi aspettiamo come sempre, vi ricordiamo innanzitutto che poi le domeniche di Natale molto probabilmente ci trovate a Portoviro con i mercatini di Natale, e per il resto veniteci a trovare perché merce ne arriva sempre. Abbiamo veramente dei capi bellissimi a piccoli prezzi. Noi manteniamo sempre prezzo basso, quindi venite, provate, curiosate,
veniteci a salutare, che a noi fa sempre piacere scambiare due parole con voi. Grazie. Grazie. A quanto mi dai se non vuoi che ti riprendo? Eh? Quanto mi dai che se non ti riprendo? Tutto gratis. È bravo questo signore. Sono bravo a servirla. Sì, bravissimo. Oh, sentite le testimonianze del popolo di Chioggia, cari amici. Tutti i giovedì siamo pieni di dei clienti fisse che ci vengono a trovare, a vedere le novità, a prendere le cose per le proprie figlie e figli. Venite a vedere che razza di mercato il Gioba a Chioggia. Venire a vedere per credere, signori. Qua a Moda Bimba da Lucia, tutti i giovedì di fronte al municipio per voi. Vi aspettiamo. Ciao a tutti. Amico, che posso portare? Posso portare anche per me. Grazie, ciao. E allora? Ciao a tutti, allora dai, giornata sempre molto bella e anche con molta affluenza di gente, e speriamo continui così, dai, fino a mezzogiorno, dai, speriamo, e anche perché la giornata stamattina era un po' nebbiosa, però oggi dai, vediamo una bella giornata di sole. Sabato? Sabato sempre piove di sacco, e vi aspettiamo sempre numerosi. Ciao a tutti, buona giornata. La passerella per i disabili. Sì. C'è il cartello spostato e tutti passano con le biciclette, è una schifezza. Credimi. Sono qua con mia moglie oggi, guarda. Sono qua con mia moglie in una meravigliosa Chioggia dove ho portato il mondo, la cosa più bella di Natale. Guarda, è eccezionale. Poi ho anche un mio simile. Guarda, ti faccio vedere il mio simile. Eccolo qua, favoloso, io e il mio simile. Bellissimo. Ve lo presento, eccezionale. Grazie caro, come andiamo qua a Chioggia? Bene, bene. Ok, favoloso. Ciao a te, ciao a tutti, alla prossima.